Mai. Grazie Presidente, grazie anche ai relatori Ripamonti e Patuanelli perché hanno fatto un po' di chiarezza e altra ne faremo con gli interventi sulle bugie, sulle falsità, queste sì che sono state sparse oltre i limiti del lecito dal PD nel Paese e anche oggi in Aula. Ma molto spesso ci rammarichiamo che i cittadini si fermino solo al titolo dei giornali o dei provvedimenti. Bene, almeno qui si dovrebbe fare qualcosa di più, senatore Ferrazzi, perché lamentarsi che su 46 articoli solo 11 parlino di Genova significa non aver letto che questo decreto è anche il decreto Genova, oltre che il decreto sulla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017 e il lavoro e le altre emergenze. Almeno il titolo, se non il contenuto del provvedimento. Almeno questo a chi siede in Parlamento lo richiediamo, perché peggio significherebbe ingannare i cittadini. E allora queste emergenze hanno un filo che le unisce, hanno il filo della responsabilità diretta o indiretta di coloro i quali ci hanno portato a questa situazione. Per mesi abbiamo sentito accusare Lega e 5 Stelle di non essere responsabili e non essere forza di governo. Ebbene, dare risposte significa essere forza di governo, quelle risposte che voi non avete saputo dare finora. Risposte sui controlli e gli interventi di un paese di infrastrutture che cadono letteralmente a pezzi, la responsabilità di fornire una rete di impianti che eviti a monte l'emergenza, ad esempio, per i fanghi, dare risposte in termini di burocrazia. E allora, venendo al merito, comincio, permettetemelo, dal terremoto del centro Italia, richiamando quanto avvenuto nella fase di approvazione, conversione in legge del decreto 55. In quella discussione, in maniera veemente, il PD da un lato ci accusava, rivendicava i meriti dei commissari e ci accusava di non fare abbastanza. Vorrei ricordare che in quella conversione noi introducemmo delle prime risposte per le sanatorie pendenti e per le piccole difformità. Ebbene, nel corso di quella discussione, senatori Margiotta e Ferrazzi, potrei richiamare, potrei fare anche dopo la posizione del PD, non solo voi certe cose le avete dette, ma le avete scritte e le avete votate, perché l'emendamento 1.75 a firma Verducci, Ginetti, Grimani, che tutti i senatori del PD presenti votarono, recitava, ne leggo solo alcuni passaggi: in presenza di edifici danneggiati da eventi sismici per i quali, in conseguenza di istanza di condono ai sensi delle leggi 47-85, 724-94 e 326-2003, guarda caso le stesse citate dal collega Ferrazzi, il Comune non ha provveduto al rilascio della concessione autorizzazione in sanatoria, la certificazione di idoneità statica o sismica, ove richiesta ai fini della concessione medesima, può essere sostituita dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione preposta al vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, previa acquisizione dell'asseverazione da parte del professionista incaricato in ordine alla circostanza che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici, in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria ed ottenerlo, eccetera, eccetera, eccetera.
Bene, Ferrazzi, voi non è che cambiate idea solo da quando siete in maggioranza a quando siete in minoranza, cambiate idea anche da quando siete in minoranza a quando siete in minoranza. Vorrei anche ricordare, l'ha fatto il collega Coltorti, che i presidenti delle regioni Umbria e Marche, ad esempio, chiedevano quello che noi oggi, come avevamo promesso, abbiamo completato con l'individuazione del 20% di massima difformità e non prevedendo contributi per quanto riguarda gli eventuali volumi in più. Detto questo, e veramente ci vuole coraggio a dire che non si fa propaganda, l'ultimo passaggio dell'intervento vorrei dedicarlo ad Ischia. Vorrei dedicarlo ad Ischia dicendo che questa non è la riapertura di un condono, è la chiusura di un condono lungo 33 anni, perché se non sono arrivate le risposte, la colpa è di chi a livello comunale, regionale, nazionale ha governato, non ha fatto o non ha fatto in modo che altri facessero. Ometto l'elenco del colore politico dei sindaci, dei presidenti di regione e dei governi per diciamo esigenze di tempo. E allora dicevo, chiudere un condono significa dare risposte, abbattere quello che c'è da abbattere, sanare quello che c'è da sanare. E lo facciamo in maniera ancora più restrittiva, perché sul piano dei soggetti non tutti potranno richiederlo, chi ha avuto condanne per associazione mafiosa non potrà farlo, non tutto potrà essere sanato se sarà in difformità sul piano sismico, idrogeologico, paesaggistico, il contributo non sarà ricevuto. E allora potrei dire che il PD sembra un lupo che perde il pelo ma non il vizio, ma in realtà è un coyote tipo Willy il coyote, che per qualsiasi cosa dico faccia come trappole, a noi che corriamo per dare risposte ai cittadini non ci arriverà comunque. Grazie.